Il grado di civiltà di una società si misura dal modo in cui si rispettano i diritti umani. È bene ricordare la funzione delle istituzioni e tra queste quella della scuola. A Montesilvano oggi si è chiusa una pagina importante che riguarda molti interventi attesi da anni dai montesilvanesi e l'amministrazione ha pensato in maniera democratica a tutti i quartieri della città. Complessivamente saranno realizzati 500 posti in più per i bimbi dai 0 ai 5 anni, grazie ai finanziamenti del PNRR. Che ammontano a oltre 14 milioni di euro. Oggi chiudiamo l'iter consiliare delle delibere che portano, appunto, comportano delle deroghe agli indici e agli standard urbanistici, delle semplici deroghe che appunto ci consentiranno poi di poter approvare definitivamente in giunta i progetti e poter partire con le gare e fare l'aggiudicazione entro il 30 maggio. Queste sono date che ci scandisce il governo, che fanno parte appunto delle tempistiche del PNRR, che ci vedranno poi correre per iniziare le realizzazioni il prima possibile. Noi contiamo di far partire i lavori i primi di settembre. Nel centro urbano sarà realizzato in Via Almirante un nuovo nido adiacente alla scuola dell'infanzia. Sono previsti interventi anche sulla Fani di Blasio. Nel quartiere PP1 è in programma la nuova scuola dell'infanzia in Via Foscolo. Altri interventi riguardano Villa Canonico e Villa Verrocchio. Le scuole sono quelle di Via Vitello d'Oro e di Via Lazio. Un'altra scuola materna sarà realizzata in Via Verde insieme a un nido, così come in Via Saragat. Un'altra struttura per i più piccoli in programma in Via Garonna. Il piano delle scuole interesserà anche Villa Carmine con interventi sul comprensivo Ignazio Silone. E oltre ad aver ottenuto anche due finanziamenti per la realizzazione di due nuove mense, noi contiamo, una volta che saranno terminate queste nuove classi della scuola dell'infanzia, e riusciremo a liberare qualche classe negli istituti che oggi non hanno a disposizione la mensa e poter finalmente realizzare anche delle mense nelle scuole dell'infanzia che oggi ne sono sprovviste. Tra i progetti futuri, sempre nel centro urbano, c'è la demolizione e ricostruzione della Troiano Delfico, possibile grazie a un finanziamento da 10 milioni di euro, sempre del PNRR. Attualmente il Ministero ha affidato la progettazione preliminare a cui seguirà la graduatoria definitiva.